storia 8, il grande duello entra il capitano Ginio. Quindi in questo prossimo incontro combatteremo con Ginio, capo della squadra Ginio. Il suo desiderio non si è avverato. Ecco perché hanno chiesto al Namechan. Non lo sa. Seguro muore, le sfere spariranno. Seguro risponderà Freezer che cosa succederà. Sono qui. Hai commesso un errore. Ginio ti punirà. Me ne occupo io. Vai e trova le sfere del drago. Buona fortuna. Gon e Krillin tornarono. Avevano il radar per cercare le sfere. Intanto andavano lì, Goku e Ginio si preparavano al duello. Krillin, lì. Deve essere la loro nave. Andiamo, sembra vuota. Ah, ma prima dobbiamo cercare però. Ma che posso anche salvare, già che sono qui. 2 ore e 25 di gioco. Abbiamo giocato un bel po', eh. Allora, Gohan, hai capito come funzionano i valori? La forza aumenta insieme alla vita. La carta danno, colpo aumenta con la forza. La carta danno raggio aumenta con il ki. La precisione e la schivata aumentano con la velocità. La velocità influisce sul ki. Su chi attacca per primo, non su chi. Va bene, trova le sfere. Allora, bisogna cercare queste sfere, non so di dove sono. Non ho la più pallida idea. Nell'acqua? No, non credo. Forse dentro alla... Ma non penso proprio... Boh. Non mi ricordo dove sono le sfere. Proprio non mi ricordo dove cercare, vado un po' a caso. Schiacciando il tasto. A lettura chi ho tenuto. Non so dove trovare le sfere, però mi tocca girare. Dove saranno? Sono sicuramente sotterrate, ma non so dove. Forse qui in mezzo? No, qui non ci sono, qui neanche. Dove sono ste sfere, ste maledette sfere? Ecco le sfere, erano dietro. Ecco le sfere. Alla fine abbiamo trovato. Ci siamo riusciti. Sono qui tutte e sette. Quindi devo parlare con Krillin? Gohan, evochiamo il drago. Sì, evochiamo. Ah, sono riuscito a bloccare Kakarot. Va avanti, evoca il drago. È arrivato Vegeta. Allora colpirò. È il mio desiderio. Sarà ascoltato. Tanto tutto nascosto, Vegeta aspetta il suo turno per rubare le sfere. Mi piace. Oh, grande drago, avvera i miei desideri. Perché? Arriva qualcuno. Due qui malvagi. Ginyu e, i suoi, no? Che è successo, Goku? Via di qui. Eh già, va preso il corpo di Goku. Hanno scovato le sfere del drago. Goku, hai sconfitto Ginyu e fatto amicizia con loro? Come hai trovato le sfere del drago? Ti ricordi il radar delle sfere? Mi sembri strano. Krillin non è mio padre. Cosa? Come hai... Non lo so, chiamalo istinto. Ben fatto, Goku. Che c'è? Eri ipnotizzato? Krillin, Gohan, io sono Goku. Ginyu ha preso il mio corpo. Cosa? Oh no, è mio padre. Significa... Sei stato tu? Esatto, sono Ginyu. Incredibile. Non è abituato al mio corpo, non può controllarlo. Ah, quindi possiamo... Ah, il team è a 2. Ah, di nuovo al 2. Quindi la squadra è Gohan Krillin. Limiti, cosa c'è? Il calcio fisso, il Masenko, sì, va bene, bisogna accontentarsi di quello che si ha. Quindi cominciamo anche sto scontro. È la nostra occasione. Andiamo, va. Gohan Ginyu. Gohan Krillin contro Ginyu e Jit. Non sarà uno scontro semplicissimo. Per
però neanche lui è molto forte, quindi... Cioè, non sa ancora utilizzare il corpo di Goku, quindi non dovrebbe essere complicatissimo. Da notare che anche il vestito è diverso. Nuova giubba, potenza guardia. Per ora andiamo così, va? Attacco di livello 3. Per ora sono solo preliminari, il bello viene dopo. Vabbè, insomma, mi ha fatto già un bel po' di danno. Prima che Gohan trovi un attacco, una carta buona... Sì, bene. Questa aiuta, eh. Posizione di difesa, dove fargli un pochino di danno, però sarà sempre lui in vantaggio. È molto più forte di me. Allora, possiamo iniziare con un piccolo attacco così? Non ho difesa però, però posso anche spiattellartelo un Masenko, genio. Sì, perfetto, vai. Beccatelo. Non sarà il massimo del danno, ma almeno ho recuperato la differenza tra me e te. Però non ho difese. Se non trovo una carta di difensiva, non so come difendermi dall'attacco di Ginyu. E ancora niente, quindi non posso fare assolutamente nulla. Se non attaccare. Non è andato l'attacco sbagliato. Non me l'ha dato. Sì, l'ho recuperato. E vai. Posso fare altro che stare fermo, allontanarmi? Devo allontanarmi, non anche altro. Ho fatto bene ad allontanarmi. Almeno mi farà meno danni. Ma insomma, meno danni, mi ha quasi distrutto. Ma non potevo fare niente. Non avevo nulla di difesa. Posso solo raccogliere il ki e fare un altro attacco speciale prima che Gohan finisca. È veramente al limite, Gohan. Onda d'energia addirittura. Spacciato. Di nuovo Krillin deve risolvere il problema. Rientra Krillin. Dipende tutto da lui di nuovo. Per l'ennesima volta. Ha fatto proprio poco Gohan qui. Non sono riuscito... però stavolta mi sa che sono messo peggio di prima. Potrei anche perdere. Però tu hai esaurito tutte le tue... La tua potenza, tutti i tuoi punti. Purtroppo non avevo carte difensive, se no Gohan non sarebbe morto.
Non sarebbe andato KO, sarebbe riuscito a restare in piedi. Invece niente. Ah, adesso arriva una carta di difesa, eh. Cos'è? Ah, un'onda. Non è neanche detto che mi sia utile. Devo giocarmi il tutto per tutto qui. Se va male pure questa, siamo spacciati. Resistenza, no. Tutte se le gioca sto maledetto. Siamo veramente messi male. Un'altra scelta, disco mortale, il Kienzan. Se non mi fai un'altra resistenza, una schivata, sto maledetto. Onda, toh, questa te lo becchi tutto e ti becchi pure il danno massimo, toh. Ah. Non è finita. Krillin risolleverà le sorti di questo duello. Ormai è esaurito tutto, esatto, l'onda, prima la resistenza. Parto con lo svantaggio, però non è detto, eh. Se mi girano le carte difensive, posso almeno difendermi. Hai usato una marea di carte, quindi non puoi fare nulla, caro il mio Jit. Per non fare attacchi classici. Non avete abbastanza punti per fare attacchi potenti. Però neanche io, in effetti. E sono decisamente in svantaggio. Però mi è arrivata un'altra carta difensiva. Perfetto. Quindi ho sia l'uno che l'altro, eh. Attacco di livello 3, non ho un'altra scelta. Sono corto di punti anch'io. Schivato cosa? Sempre stare sulla difensiva. Tanto non hai energie, caro Jit. Quando sarai pronto cercherò di schivare tutti i tuoi attacchi. Devo farcela assolutamente. Se usassi un raggio, non so, sono beh, posso anche usarlo un raggio, vediamo se fa effetto. Per sollevare un po' le sorti. Ah, almeno un po' recuperato. Sono stato un po' costretto a farlo, perché sennò sarei stato troppo in svantaggio rispetto a Jit. Ma ecco che raccoglie il key. Se gioco bene la mia carta, posso resistere al suo colpo, schivarlo addirittura. Anzi, solo schivarlo per adesso, perché non ho la carta resistenza. Dai. E adesso?
Turno difensivo. Turno difensivo. Quindi. Onda, to. Vediamo, speriamo, speriamo. Sì, calcio fisso. Perfect. Ti ho annullato l'attacco, caro mio Gino. Mantengo la posizione. Anche il tie, ok. Possiamo ancora farcela, dai. Non sono messo malissimo. Aia, adesso cosa farà? Sei proprio appena in vantaggio te, proprio di un pelino. Dipende tutto da adesso. Sicuramente ha accumulato molta energia. Potrebbe fare un altro attacco, proprio con una schivata? Sì, esatto. Ho indovinato. Ah, sapevo che aveva abbastanza energia per fare un secondo attacco. Ma è mancato. Ti ho schivato. Ho schivato il tuo attacco. Non è ancora finita, però. No, ho sbagliato. Niente. Tanto ho sbagliato. Mi sono bruciato un 3 punti qui. Intanto lui fa un altro attacco di livello 5. Questo qui mi farà un po' male. Oh, un attacco di livello 4, non devo sbagliarlo assolutamente. Sì, ce l'ho fatta. Non era difficilissimo, però devo sbagliare. Siamo veramente da... in una fase critica. Devo fare la massima attenzione. Non so mai, non si sa mai come andrà a finire queste battaglie. Non si sa mai. È veramente complesso. Va anche molta fortuna. Turno 16. Almeno una resistenza ce l'ho. Provo a raccogliere il chi. Cosa farai? Anche te non scherzi, eh. Turno di difesa. Quindi guardia. Devo rischiare. Ci provo, dai, rischio. Il tutto per tutto. Movimento, te lo becchi per bene, però non mette fine all'incontro, purtroppo. Raccoglie il ki, assolutamente, ovviamente, non devo aspettarmi altro. Non potevo aspettarmi questo. Non c'è altra spiegazione, tenterà sicuramente un attacco finale. Ho finito anche le carte io. Quindi forse farò un ultimo attacco di livello 4 e poi si vedrà.
Resistenza, bene, almeno ho sprecato una carta. Ho solo due carte difensive, devo stare attento al massimo, eh. Krillin, puoi farcela. Dipende tutto da te. Attacco di livello 5. Al prossimo turno farà il suo attacco finale. Turno 19, oh. Quindi ho solamente ste carte. Aspetto che si avvicina e poi vediamo cosa fare. Il da farsi dopo. Si è avvicinato. Taioken o la resistenza? Col Taioken evita l'attacco fisico, però mi lascia scoperto in caso di attacco a raggio. Resistenza è un misto dei due. Mi fa il danno, ma non mi massacra. Resistenza forse è la cosa migliore. Vado sul sicuro almeno. Ah, infatti. Se avessi usato il Taioken, bye bye. Probabilmente. Questo non mi ha... almeno non mi elimina con questo attacco. Però mi ha tolto tantissima energia, eh. Veramente tanta tanta. Provo, dai, chiudiamola qui. Calcio fisso. Forse si può chiudere. No, col cavolo. Non vuole andare al tappeto, Jill. Però al prossimo turno, bye bye. Non hai più niente da fare, caro mio Jit, hai perso. Sei sopravvissuto solo un turno in più. E Krillin, battesi a te che genio. Toh. Chiudiamola qui, va. Finita. Ciao ciao, Jit. Win, Krillin ha salvato di nuovo il culo a tutti. Super Kamehameha, risurrezione, disco mortale, resurrezione, cosa faceva? Resurrezione, che cura almeno. Bisogna sempre prendere le carte che non abbiamo. Non ci posso credere. Non ti posso finire, accidenti. Noioso, ho già sconfitto Jit. Nessun problema. Batterò anche te. Cosa? Ecco. È il mio turno. Trasformazione. Grande. Come genio rubo il corpo di Vegeta, Goku intervenne e... penso di averlo... non va bene, sono ferito. Tu, ma ora non ti puoi muovere. Mi scambierò con Vegeta adesso. Trasformazione... Ecco. La rana. Fatto. Stai bene, Goku? Cosa è successo a Ginyu? È una rana ora. Gli schiaccerò l'interiore. Lascialo, Vegeta. Ginyu è indifeso nel nuovo corpo. Va bene. Ti aspetto una brutta vita. E Ginyu divenne una rana. E passò la sua vita da rana. Kakarot. Sarà più facile finirti. Vegeta, maledetto. Mi servirai, Kakarot, per combattere Freezer o ritrovare le sfere? Andiamo, ti fisserò dentro. Ti fisserò. Mentre Goku era in cura, Krillin andò da Guru per scoprire le parole giuste per evocare il drago. Krillin tornò da con Dende. Sei stato veloce, Krillin. Ho incontrato Dende per strada. Guru non ha molto tempo. Meglio sbrigarci o non potremo usare la sfera. Come faremo a evocare il drago? Parla in Namecciano. Dov'è Vegeta? Dorme. Ne avevo bisogno. Evochiamo il drago senza Vegeta e realizziamo i nostri desideri. Ecco.
Mossero le sfere del drago senza dirlo Vegeta. Le parole namecciane evocarono il drago. Ecco qui il drago di Namek. È più grande di quello della Terra. Ecco Shenron. Qui sono Porunga, dio dei sogni. Avete le sette sfere, parlate. Io esaudirò i vostri desideri. Se ci trovano siamo nei guai. I vostri desideri. Far rivivere i terrestri uccisi dai Saiyan. Dende parlò in namecciano. Comunque, non è permesso. Puoi far rivivere le persone una alla volta. Cosa? Oh no, cosa facciamo? Gohan, riesci a sentirmi? Piccolo, dove sei? Sto parlando alla tua mente, grazie a Rekaio. Alla mia mente. Ascolta. Fai rivivere me per primo. Anche Dio e le sfere della Terra riviveranno. Così ognuno potrà tornare. Che idea! Mandami Namek come secondo desiderio. Sono più forte. Lasciami uccidere Freezer e vendicarmi. Va bene, piccolo. Grazie, il terzo è tuo. Vegeta apparve all'esaudirsi del secondo desiderio e chiese a Gohan di desiderare di renderlo immortale. Freezer stava arrivando. Gohan stava per esaudire la brama di Vegeta, ma purtroppo... che è successo? Guru è appena morto. Perché non mi rende immortale? Non avresti dovuto dimenticarmi. Questo non lo dimenticherò. No, no. Ma adesso arrivava Freezer. Freezer! Ce l'hai fatta, hai cancellato il mio sogno. Non sono stato mai arrabbiato come ora. Non dimenticherò. Stupidi ragazzi.